Tullio Solenghi, il mitico Tullio Solenghi, in un video diventato super virale, dove invitava a riflettere sul ruolo dei tedeschi nelle più grandi sciagure della storia del Novecento, ha ricordato molto bene il fatto che la comunità internazionale abbia perdonato gli atroci crimini di guerra della Germania e abbia condonato il debito di guerra. Senza questo perdono e questo condono, i tedeschi sarebbero ancora con le pezze al culo. Oggi ci si dovrebbe aspettare solo umile riconoscenza e umanità da parte della loro classe politica nella situazione in cui si trova oggi l'Unione Europea. Invece di freddezza ed arroganza. Tullio Solenghi purtroppo nel suo intervento fa però uno scivolone abnorme, prende un abbaglio di quelli difficili da poter credere possibili, definendo orgoglio nazionale e addirittura genio Mario Draghi. Un cortocircuito mentale che sembra quasi un endorsement per farlo diventare presidente del Consiglio a capo del tanto spinto governo di salute pubblica. Così che definì Mario Draghi un vile affarista socio della banca americana Goldman Sachs, il liquidatore dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro, svendere a 2 lire l'Italia intera. Colui che fino a ieri è stato il sostenitore numero uno della politica economica dei tagli alla sanità per la quale ci troviamo in questo pantano oggi e che ha distrutto questo paese. In Europa al momento i morti per austerity sono di gran lunga superiori a quelli da coronavirus. Colui che fino a ieri ha sempre sostenuto questa Unione Europea che è evidente sia antidemocratica perché dà potere a persone di una banca centrale privata non elette da nessuno e che non devono rendere conto a nessuno. A Draghi questo sistema di cose è sempre andato bene, come gli è sempre andata molto molto bene la politica neoliberista. Quindi possiamo tranquillamente dire che se oggi i tedeschi ci pisciano in testa, Mario Draghi aveva sempre applaudito. Colui che dichiarava in un paese con debito pubblico alto decidono i mercati. Oggi invita a fare più debito pubblico per superare l'emergenza. Che cosa dovrà cedere ancora in cambio l'Italia? Questa è la domanda, perché non dimentichiamo mai questo semplice concetto. L'Unione Europea nasce con la Banca Centrale Europea, una banca privata. E una banca privata, anche davanti alla più grande catastrofe dell'umanità, penserà sempre prima ai suoi interessi e ai modi con i quali risolvere il problema per tornare a guadagnare come e più di prima. L'Italia, insieme alla nostra Costituzione, è il risultato di chi ha dato la vita per noi e per la nostra libertà 75 anni fa. Non verrà svenduta da nessun politico corrotto, da nessun finto sovranista, per nessun motivo, né con i trattati economici, né per i virus, né con le armi.